Domenica 15 maggio si rinnova l'appuntamento con la Gran Fondo Felice Gimondi. In compagnia del grande campione spieghiamo a chi è dedicata questa edizione. Ma è dedicata a uno dei miei titoli di campione italiano, credo il secondo, che ho vinto a Pontedecimo, il Giro Appennino, una gara abbastanza impegnativa, 270 km con la Bocchetta, che è una salita con dei pezzi al 20%. E sono arrivato da solo e pochi giorni dopo partivo per il Tour. Sono passati quasi 40 anni, a 40 anni di distanza una folla di appassionati la circonda sulle strade della Bergamasca. Cos'è che induce gli appassionati a starle a fianco e a percorrere tanti chilometri? Ma alla base di tutto c'è la passione verso questo veicolo che ti dà la possibilità di avere un rapporto diretto con la natura, ti dà la sensazione di sentirti libero, di confrontarti con gli amici, nello stesso tempo magari qualcuno fa qualche chilometro con me, poco perché dopo io scoppio e taglio, magari 40 anni fa potevo mettermi lì e cercare di essere competitivo anch'io, ma oggi faccio quel che posso. La Gran Fondo arriva una settimana prima della tappa del Giro d'Italia a Bergamo, quali sensazioni prova? Ma sai, siamo alla 16ª edizione, quindi sono sensazioni sicuramente positive. Devo dire che quest'anno è stato un anno abbastanza impegnativo e difficile l'avvicinamento perché la situazione economica ne risentiamo anche noi. Un po' di sponsor in meno e poi qualche iscritto in meno dovuto alla situazione dove la gente è abbastanza tirata, insomma. Certo, pensando poi al Giro d'Italia è chiaro che è un evento di un'altra dimensione, però anche noi portiamo a Bergamo i 3.800 partenti, pur con le carenze che dicevo prima, tanti vengono con la famiglia, hanno la possibilità di vedere la nostra città, che secondo me la nostra città tanti non la conoscono, ma è bellissima. Qualche nome di campione che parteciperà alla Gran Fondo? Ma quest'anno è dedicata un po' agli olimpionici del 60, perché fanno il 50esimo. Quindi avremo i quattro che hanno vinto la cronometro su strada, i quattro che hanno vinto l'inseguimento e Trapè che ha vinto anche lui il cronometro. Poi è arrivato secondo anche su strada. Avremo Arienti, Bailetti, Fornoni, Trapè che sono i quattro che hanno fatto la strada. Poi avremo Sante Gagliardoni, che è uno che è stato oltre che olimpionico campione mondiale qualche volta. Tra le altre cose, due notizie interessanti, altri olimpionici, Yuri Checchi e Antonio Rossi, il canoista, quindi siamo orgogliosi e onorati di ospitarli nella nostra Gran Fondo. Sto trattando ancora Beghetto, Bianchetto e Testa, che sono altri tre olimpionici, quindi in linea di massima avremo 10 maglie olimpioniche in testa al gruppo.